Buongiorno mister, Carmine Troisi, Telefoggia. Chiedo subito quanto è cambiato da qualche giorno a questa parte dopo la vittoria, tra l'altro abbondantemente convincente contro il Palermo, perché la sensazione che si ricavava è che questa squadra subisse anche una sorta di blocco psicologico. Quanto questa vittoria, ecco, può aver fatto bene alla testa dei suoi calciatori? Non so, sempre meglio vincere, però io continuo a dire che a Messina abbiamo fatto la partita migliore. Il discorso poi è che è cambiato, che siamo più stanchi rispetto a prima della Palermo. Buongiorno mister, Mario Schina, la Gazzetta Meridionale, l'edicola del Sud. La situazione dell'infermeria del Foggia è quella che un po' preoccupa tutti. E non è cambiato niente purtroppo, nel senso due portieri sono fuori, Rocca e Tuzzo sono fuori, più quelli cronici Garatone e Di Grazia sono fuori. Di Pasquale dovrebbe esserci, anche se non è al massimo. Buongiorno mister, Nicola Saracino, Teleblu. Come ha detto lei, a Messina la squadra aveva già espresso un buon calcio, forse la sensazione è che da lì sia cambiato qualcosa. Ecco, se dovesse dare in percentuale, a che punto siamo, quanto questa squadra somiglia a quella, insomma, di Zeman? Ma per me dobbiamo fare meglio, come sempre. Il discorso che forse siamo troppo passivi in fase difensiva, però siamo migliorati con tre attaccanti che ora cercano area di rigore. Infatti se hanno fatto 7 tiri in porta su 10 è positivo. Buongiorno mister, Alessandro Tosques di Foggia Today. A proposito di quello che lei ha detto, cioè sul fatto che secondo lei a Messina il Foggia ha giocato meglio rispetto alla gara col Palermo, le chiedo domani quali errori il Foggia non deve commettere di quelli che avrebbe commesso contro il Palermo. Io ripeto, per me dobbiamo essere più attivi in fase difensiva. Noi ogni tanto ci fermiamo e guardiamo come giocano gli altri. E io voglio che siamo più aggressivi, che cerchiamo più palla e che riusciamo a ripartire in modo pulito. Poi volevo fare una domanda sugli infortunati, al netto di quelli di natura traumatica che sono frutto della sfortuna. Questi tanti infortuni lei in qualche maniera se li è spiegati? Possono essere dettati dal fatto che la squadra non si allena sempre nello stesso terreno, su uno stesso terreno di gioco, oppure ci sono altre motivazioni? No, per me no, per me la maggior parte dei traumi sono dipesi da infortuni in partita. Fuori dalla partita non credo che si è fatto male qualcuno o durante l'allenamento. Siamo un po' sfortunati anche in questo, nel senso che io facevo campionati con 14 giocatori e siamo sempre riusciti a stare 14 in campo, a allenarsi e a giocare. Buongiorno mister, Antonio Iammarino, l'immediato e Foggia Calcio Mania. Lei, dopo la scorsa partita contro il Palermo, aveva detto che secondo lei appunto il Palermo come singoli, come individualità è superiore al Foggia. Anche il Monopoli che affronteremo domani è superiore al Foggia come individualità, secondo lei? Non credo, Palermo sicuro, a parte che non solo come valore tecnico, ma anche come valore di budget. Buongiorno mister. Ciao. Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Allora, c'è un ulteriore ciclo di partite ravvicinate, 3 in una settimana, 2 in trasferta e poi si chiuderà questo miniciclo con il derby casalingo di sabato prossimo con il Bari. Che si aspetta da questo miniciclo di partite sul piano delle prestazioni e dei risultati?
Beh, io mi aspetto che la squadra riesca a capire quello che deve fare, riesca a lavorare al massimo. Poi, come sono squadre che richiedono più concentrazione e più voglia di fare, io penso che questa squadra ha risposto sempre, tranne forse a Palermo, e cerchiamo di giocarsela con tutti. Poi ripeto, magari non siamo oggi in perfetta forma, ma penso che non lo sono nemmeno gli altri, visto che anche loro giocano ogni tre giorni. Mister, volevo chiederle inoltre che tipo di partita si aspetta domani. Il Monopoli in piena zona playoff ha fatto la maggior parte dei punti in casa, non segna molto ma subisce pochi gol. In base anche a quella che è stata la partita d'andata giocata qui dal Monopoli, che tipo di partita si aspetta e se può essere il momento giusto per il Foggia dopo una bella vittoria in casa per tornare al successo anche in trasferta che manca dalla partita di Catania. Vabbè, io mi aspetto che ci aspetteranno, a parte che giocano a 5, vuol dire che sono già 5 dietro apposta. E poi giocano a contropiede, noi dobbiamo essere attenti lì a cercare di chiuderlo. Poi volevo chiederle infine un'altra domanda. Alla luce degli infortuni di Alastra e di Volpe, ha esordito Dalmasso che ha fatto una buona partita contro il Palermo. Lei ritiene che si possa proseguire così con Dalmasso e immagino un ragazzo della primavera affinché uno dei due tra Alastra e Volpe non rientra, oppure c'è l'opportunità, la possibilità, l'eventualità di tesserare sul mercato ulteriormente un portiere? Grazie. Anche questa domanda, non lo so, bisogna parlare con la società se è disposta a trovare un altro svincolato, però io sono così abbastanza tranquillo, nel senso che spero che uno dei due infortunati rientrino al più presto. Altre domande? Io? No, cattiva. No, cattiva. Stava scherzando. Sì, lo so, anch'io. Buongiorno, mister Peppino Baldassare di Foggia Sport 24. Le chiedo qualcosa su Dalmasso. Ha fatto una grande prestazione, però un conto è entrare all'improvviso e un conto è andare a giocare dopo mezza settimana in cui lui forse potrebbe avere l'ansia da prestazione, potrebbe rendersi conto della responsabilità. Lì è andato bello, tranquillo, ha fatto personalità aiosa perché chiamava la palla, giocava bene. Ecco, con la sua esperienza ultradecennale, con l'esperienza di Botticella e di Cangelosi, che sono proprio del ruolo specifico, sono ex portieri, l'avete motivato a sufficienza questo ragazzo, che comunque è bravino, però adesso bisogna saperlo tenere su questi livelli. Grazie. No, io penso che è un ragazzo con la testa a posto. È stato dall'inizio con noi, ha migliorato tanto durante allenamenti di Botticella e poi le partite. Si può fare errore, l'hanno fatto anche gli altri due, quindi errore ci può stare, ma che lui ci pensa, non credo. Non ha le emozioni che ci fanno perdere concentrazione.